Abbandonato a se stesso, rischia il crollo per mancanza di manutenzione e il mulino Maria Stella, sede del WWF, ma proprietà privata. L'associazione Salviamo i Mulini da tempo ne segnala il pericolo crollo e oggi ha anche ottenuto la disponibilità della famiglia Morace per finanziarne il recupero. Noi siamo contenti perché l'incontro è andato bene, il sovrintendente ha verificato che esiste un progetto approvato, che quindi può essere, si possono iniziare al più presto i lavori, per cui convocherà un tavolo tecnico dove inviterà sia i proprietari che il WWF, appunto, che ha in concessione l'edificio e l'associazione, per capire quando incominciare questi lavori che, come sappiamo, sono necessari e improrogabili soprattutto. Carpinteri, tu ti sei fatto da tramite fra la Liberty Line, che è una compagnia ormai ben presente in città, per far sì che i privati intervengano, se non lo fa il pubblico, se non lo fa la proprietà, per il recupero di questo mulino. Sì, io ritenevo, e ancora ritengo, che il problema è economico, perché il mulino sta cadendo. Se noi troviamo un benefattore disponibile a mettere i soldi, adesso, soprattutto che abbiamo il progetto approvato, per me non ci dovrebbe essere problema. Questo dell'incontro fatto col proprietario e con il WWF dovrebbe essere, se non ci sono altri problemi che verificheremo se possono nascere, sarà un fatto formale, perché il comandante Moraci ha dichiarato la sua disponibilità, ha messo la somma a disposizione per il territorio, li destina questo anno al ripristino del mulino Maria Stella e noi riportiamo allo splendore questo bellissimo bene architettonico. Comandante, oltre allo sport, la Liberty Line si impegna anche nel recupero dei monumenti, quindi cultura di questa città. Ormai siete veramente radicati a Trapani. Sì, non è una novità per noi. Noi ogni anno destiniamo una cifra abbastanza importante da investire sul territorio. Lo facciamo da sempre. L'anno scorso avevamo destinato una cifra a questa iniziativa lodevolissima, devo dire. Perché veramente bisogna farlo per il bene della città, per il bene del territorio. Visti i ritardi, poi l'abbiamo destinata a un'altra attività che però non vi dico perché la comunicheremo in conferenza stampa tra poco, a Favignana, e per il 2017 abbiamo ripreso la somma e l'abbiamo destinata a questa iniziativa, sperando che quest'anno riusciamo a portarla avanti.